Blitz notturno nella notte tra il 15 e il 16 agosto, rivendicato questa mattina dagli Schützen sudtirolesi e riferito alla toponomastica. Toponomastica che, secondo il comandante Anderland, negli ultimi anni ha visto una eccessiva italianizzazione. Che cosa è stato fatto in questo blitz? Qualcuno evidentemente su tutti i cartelli del Burgraviato ha apposto una targa adesiva che sta a indicare quello che vediamo qua. Questo, qui siamo alle porte di Merano, a Sinigo, una comunità rinata durante l'epoca post-fascista e ricostruita dalla bonifica che è stata fatta appunto per recuperare la palude. E sul cartello di Sinigo troviamo già uno di questi primi adesivi, che poi vedremo anche in sequenza negli altri video. Ci troviamo all'ingresso di Merano, zona Maialta, arrivando da Scenna, dove abbiamo già trovato un cartello apposto. E anche nel paese di Scenna, sopra Merano, è apparso questo cartello, che è stato messo e apposto nella notte fra il 15 e il 16 di agosto. Come possiamo vedere, l'adesivo specifica DNA seit 97 Jahre, Deutsch nicht amtlich. Qua siamo in ingresso a Merano, da Lagundo. Stesso cartello. Ingresso Cermes. Per cui si parla di un blitz che questa notte fra il 15 e il 16 di agosto è stato fatto da qualcuno che ha affisso questi adesivi su tutti i cartelli di località del Burgraviato e probabilmente anche dell'Alto Adige, dove possiamo vedere questa scritta. L'ultimo che abbiamo potuto trovare è questo qui sul cartello di Postal. Siamo alle porte di Merano, praticamente vicino a Lana, e come potete vedere la scritta indica DNA da 97 anni. Andiamo a leggere Deutsch nicht amtlich. Sembrerebbe poter dire tedeschi e non d'ufficio. Un saluto a tutti e arrivederci.